È una tappa che si addice alle mie caratteristiche, però sai, non siamo da soli, ci sono molti avversari e molti che vogliono vincere la tappa, quindi noi ci giocheremo le nostre carte e faremo il massimo per centrare l'obiettivo. C'è il sole, ieri eravamo un po' tutti preoccupati perché pensavamo che oggi il tempo insomma sarebbe stato un po' brutto, invece c'è il sole, è una bella tappa, non è durissima, però comunque impegnativa. Se l'ha detto bene, secondo me arriverà un gruppetto e... Speriamo non piova, sembrerebbe di no, vediamo dai, l'arrivo mi piace e... oggi vediamo dai, speriamo di fare una bella volata. It's a funny way to make ends meet when the lights are out on every street. It feels alright, but never complete without you. Torna ad assaporare il gusto della vittoria. Sì, è una vittoria che vale tanto per me, perché dopo 2 anni di inattività insomma anche questa vittoria è molto importante, soprattutto per la squadra che ha lavorato dal mio rientro diciamo al Coppi Bartali per arrivare a una vittoria. Non ce l'abbiamo fatta oggi. Eravamo partiti con l'intento insomma di tenere la corsa, abbiamo messo un uomo in fuga, poi nel finale siamo messi a tirare per l'arrivo che era data alle mie caratteristiche, è andato tutto bene. Leader di nuovo Michele Scarponi, un secondo posto, insomma ci siamo, la condizione c'è, domani è un'altra tappa impegnativa. Domani è un'altra tappa impegnativa, oggi ho concluso, ho fatto penso un buon secondo posto, e ha vinto Ricò che è andato molto forte, io ho guadagnato comunque qualche secondo da buono nei confronti di Carrara e ne ho perso qualcuno nei confronti di Ricò, quindi la classifica per domani è stata quella. Adesso domani e dopodomani sono 2 tappe ancora impegnative, cercherò di difendermi sicuramente per tenere questa maglia. Speriamo che non piova e che non faccia freddo. Buona Pasqua a tutti, è presto. Matteo Carrara, hai provato ad andare via da solo, è un terzo posto che ti dà morale, danno morale a tutti i tuoi tifosi. Sì, diciamo che sono contento, speravo di riuscire a guadagnare qualcosa, invece ho perso ancora qualcosina, però niente, da questo tempo non mi favorisce, non amo tanto il freddo, non amo l'acqua e...